ecco, ritorno. Cosa hai pensato? Qual è la tua sintesi appena l'hai visto? Ho pensato che avevo dei brutti capelli, mi sarei voluta opporre, ma se non hai fatto dell'effetto che facevano. Ho pensato che mi sono molto emozionata quando l'ho visto, molto emozionata. Quando ho visto il film, non ho, a parte questa battuta, non ho, cioè, per me il film è talmente libero e allo stesso tempo rigoroso formalmente nei contenuti, le ragazze, cioè la scrittura, le cose, è talmente tutto stagliato, talmente tutto quello che arriva verso di te, che mi sono molto emozionata, cioè io c'era lei fuori che mi aspettava e non riuscivo nemmeno a esprimere il tipo di ammirazione che ho. Cioè, l'ho dovuto vedere un paio di volte e anche addirittura rivedermi un paio di volte, anche per vedere che ero, insomma, che ero brava nel film, capito? Che facevo una cosa un po' così contenuta, un po' rigida, che quindi forse mi mettevo un po' a disagio mentre lo facevo, però poi vedendolo mi sono anche detto è giusto per questo film questa cosa, cioè appartengo al suo universo, ecco. Dire non è un amore basato sul dominio o sulla posizione dominante di uno sull'altro, ma è un rapporto basato sulla parità, sull'uguaglianza totale. Et ça c'est une décision qui vient dès l'écriture, comment on nous apprend qu'une bonne scène c'est toujours une scène de négociation. C'est quelqu'un qui veut quelque chose et quelqu'un qui ne veut pas lui donner et à la fin il y a quelque chose qui vient a good bargain. C'est ça, c'est une bonne scène, c'est comme ça qu'on nous apprend à écrire. Qu'est-ce que c'est qu'une scène et qu'un récit quand on essaye de sortir de ces dynamiques-là? Qu'est-ce que ça propose? Et je crois que ça propose aussi une nouvelle expérience pour le spectateur, un regard actif et plus de surprises. Parce que si jamais le récit il n'est pas dominé par justement la domination de genre, la domination sociale et la domination du créateur, de la créatrice sur le modèle, alors il y a un nouveau suspense, une nouvelle tension et possiblement un nouveau plaisir pour vous. E poi sicuramente questa è stata una decisione che abbiamo preso sin dall'inizio in fase di scrittura. Ci hanno insegnato sempre che il cinema in genere è questo, che è una buona scena, una scena d'effetto è una scena nella quale c'è una specie di trattativa, un negoziato, nella quale quindi questo scatena un po' un conflitto e alla fine poi c'è qualcuno che prevale sull'altro. Questo è un po' quello che ci hanno sempre insegnato anche a scrivere per il cinema. Noi ci siamo detti, come possiamo fare a uscire da questa dinamica e a ottenere però una scena che sia comunque efficace e potente, quindi che dia allo spettatore, a chi vede questa scena, qualche cosa di nuovo, in cui lo spettatore abbia anche uno sguardo invece a quel punto più attivo, perché si esce dal cliché del conflitto in cui sappiamo che uno dei due alla fine alla meglio e ci saranno sicuramente molte più sorprese. E sicuramente noi abbiamo lavorato in questa maniera, creando dei rapporti che non sono appunto basati sul dominio di una parte sull'altra e che né sulle differenze di classe, sulle differenze sociali o anche sulla differenza di posizione che c'è in questo caso fra il pittore e la sua modella, la pittrice e la modella, in genere anche in quel caso il rapporto in cui c'è il pittore che ha una posizione più forte rispetto alla modella, anche in questo caso invece è una posizione totale appunto di uguaglianza, di parità. A rinforzare quello che lei sta dicendo, l'ho vissuto un po' sulla mia pelle, sono testimone di questa teoria che lei sta portando avanti su una forma e sui contenuti trattati in un certo modo e non in un altro, cioè in cui appunto non c'è, vi faccio questo esempio velocemente, quando la prima volta che mi ha offerto il film, ci siamo viste, io ho letto la sceneggiatura che chiaramente era bellissima, infatti poi ha vinto, era una bellissima sceneggiatura, però poi parlando con lei, forse per tirare un po' anche l'acqua al mio mulino, cioè la madre, che cosa rappresenta la madre? Perché sto lì? A fare che? Che sto a fare lì? Devo portare tensione, devo portare conflitto, devo portare pericolo, le dico. Se non porto pericolo, a che serve questa figura della madre? Io ti invito, le ho detto Céline, a pensare al fatto che puoi utilizzare questa cosa
per creare più tensione nella loro storia d'amore, no? Il fatto che questa testimone possibile, che è poi anche la madre della ragazza, le potesse mettere in una situazione di pericolo. E lei, in questo caffè me lo ricordo, mi ha detto: guarda, no, no. Perché io l'ho preso appunto perché, come dice lei, io penso che dalla tensione nasce poi una scena che come dire, che è propulsiva, e un po' perché pensavo forse il mio personaggio migliora, diventa più interessante se io divento più cattiva o più pericolosa o più... Lei ha detto: io non voglio mettere in pericolo queste due, io non voglio che ci sia quella situazione in cui tu diventi la carceriera piuttosto che la possibile testimone di una cosa troppo scabrosa. Io voglio che le cose vadano bene, io voglio che queste cose, cioè, che ci sia armonia, che questa cosa sia tra le persone uguali e che non ci sia, ecco, questa cosa che mi ha fatto molto pensare, mi ha fatto molto pensare proprio perché ho pensato: ma è adesso che proprio perché siamo qui parliamo di cinema, ho detto: ma è possibile fare poi un film? Perché io penso sempre: come si racconta la felicità? È difficile raccontare la felicità, cioè è molto più difficile raccontare il resto, raccontare il non possibile, di raccontare la disarmonia, di raccontare, no, il dramma, la tragedia, tutto quello che sappiamo. Come si fa a raccontare il benessere? Come si fa a raccontare se non a piccoli tratti? Quello è terribile, cioè è quasi antinarrativo, ho pensato io, no? E invece penso che lei, in maniera nemmeno troppo, come dire, non è che l'ho portato avanti questo discorso in continuazione, l'ha detto una volta sola, e poi l'ho capito mentre stavo sul set, che questa era la sua concentrata traiettoria, era su raccontare una storia in quel modo che avete visto, e che non era nella convenzione del bom, oppure, capito, ecco, bom. Disons que dans le film n'est pas un commentaire sur la façon dont les hommes et les femmes s'aiment. Il est au contraire une observation très volontaire de comment deux femmes s'aiment. Innanzitutto il film non può essere, diciamo, un resoconto o un'analisi o un commento su come gli uomini e le donne si amano tra di loro. Diciamo, è un'osservazione, in questo caso questo film, su come due donne si amano. Et c'est un autre imaginaire amoureux et un autre imaginaire érotique, mais qui, je crois, est accueillant. C'est-à-dire que c'est une politique de l'amour à laquelle tout le monde peut se connecter et qui, je crois, peut être une ambition partagée par les hommes et les femmes. E appunto, e crea anche un immaginario sia amoroso sia erotico totalmente diverso, ma che è molto accogliente, molto aperto verso tutti. Io credo che comunque chiunque ci possa riconoscere, perché in fondo si parla di amore e è un qualcosa nel quale tutti quanti ci possiamo riconoscere, spero. E j'avais aussi, il n'y a pas d'homme dans le film, parce que moi j'ai à cœur de ne filmer que des sujets et jamais des objets, et donc c'est hors de question que j'objectifie les hommes. Et donc, si j'avais mis un homme, il aurait été l'ennemi. Et moi, j'ai pas envie de raconter ça. Faire un film féministe, c'est pas reproduire les violences qu'ont connues les femmes dans la fiction. Ça n'est pas objectifier les hommes. C'est au contraire faire en sorte que tout le monde soit sujet. E poi sicuramente a me, quando io faccio dei film, non mi piace appunto riprendere degli oggetti, ma dei soggetti, quindi dei soggetti cattivi. E in questo caso, in questa storia, visto che abbiamo detto è una storia femminile e femminista, se avessi immaginato di mettere un uomo, allora probabilmente il ruolo avrebbe dovuto avere il ruolo quasi del cattivo, o comunque di cui, quindi un oggetto, un nemico. E io non volevo raccontare questo, perché questo film, anche pur essendo un film femminista, non è che voleva raccontare la storia e tutte le violenze subite che le donne hanno subito nel tempo. Quindi per questo motivo non c'è una figura maschile nel film. Sai, è difficile, è veramente una domanda quasi impossibile da rispondere, perché poi secondo me, al di là di tutto quello, la demagogia che si può fare, ogni storia d'amore è diversa, ogni uomo e donna sono diversi nella bellezza, nella violenza, nell'incomprensione, nel malinteso, nell'erotismo. Cioè, sì, uno può
generalizzare, ma non voglio generalizzare, io penso che appunto questa storia è una storia d'amore, in questo caso di due donne, poteva essere anche diversamente, probabilmente, nel senso poteva essere anche una storia d'amore tra un uomo e una donna, tra due ragazzi, è proprio sull'amore universale. Dici no tu perché ti vedo feo così, tra due ragazzi. Dico di no, ma non dico. No, ma sono tante domande. Non mi interessa. Solo dico dopo. No. Mi risulta che sia diverso di una storia tra due, tra un uomo e tra un uomo. Cioè questa è una storia, non è che aveva implicazioni diverse, avrebbe avuto implicazioni diverse a seconda. Però dico, si poteva immaginare due ragazzi giovani o due, nel senso che poi avrebbe avuto traiettorie diverse, però era un film sull'amore, questo voglio dire. E effettivamente il film ha un pensiero très fort pour Jane Campion et la leçon piano, surtout dans, la, dans son ouverture, dans, ce, dans le début du film, l'arrivée sur l'île, est une pensée amicale. Voilà. Moi j'aime penser les films pas tant comme des hommages, ou des références ou des inspirations, mais il y a des films qui se tiennent la main, qui sont en amitié, et j'ai une pensée amicale pour la leçon piano. Beh, sicuramente nel film c'è un pensiero molto molto forte al film di Jane Campion, tutta la lezione di piano, soprattutto per quello che riguarda l'inizio del film, cioè l'arrivo appunto nel luogo attraverso il mare sull'isola. E quindi io non amo tanto parlare di ispirazioni, omaggi, ma mi piace parlare di amicizia. Ecco, questo film è come se fosse anche, diciamo, c'è un legame di amicizia con il film e con l'opera di Jane Campion. Non mi piace parlare di ispirazione o di omaggio, ma ci sono dei legami tra alcuni film, sono dei film che si tengono la mano. Ecco, io mi piacerebbe dire che questo film e Lezioni di piano sono due film che si tengono la mano. Effettivamente, il y a une amitié avec le film de Romère dans la volonté de reconstituer le passé avec les, en croyant très fort aux outils du cinéma. Et c'était ça qui était magnifique dans le film de Romère. C'est parce que quand on fait un film d'époque, on a l'impression qu'on va y avoir tous les experts, toute la lourdeur de la reconstitution. Et comme chez Romère, il y a ici une volonté de ne pas regarder l'époque dans sa mondanité, dans sa sociabilité. Beh sì, sicuramente c'è un forte legame appunto anche di amicizia, come dicevo prima, con il film di Romère, proprio nella, soprattutto nella volontà della ricostituzione e ricreazione del passato, utilizzando al meglio tutti gli strumenti proprio che il cinema ci mette a disposizione, perché quando si pensa a realizzare un film cosiddetto costume, un film d'epoca, subito si pensa che ho bisogno di tantissimi esperti, di tantissime cose, perché appunto, e c'è anche quindi sempre implicita una certa pesantezza nel pensare alla ricreazione, alla ricostituzione. E invece, così come nel film di Romère, no, per quanto riguarda questa ricostituzione, abbiamo voluto evitare tutto quello che riguardava appunto la modalità o gli aspetti esteriori eccessivi della ricostituzione di un'epoca passata. E in questo c'è questo legame di amicizia. Et vouloir éviter la mondanité, c'est un choix radical de cinéma, mais c'est aussi lié à ce qu'on regarde, effectivement. Et parce que ces femmes sont dans une performance du féminin, elles ont très peu d'opportunités d'exister, et donc si on veut les rencontrer, il faut partager leur intimité, et donc leur solitude. Et c'est la beauté du cinéma qui est le seul art où on peut partager la solitude de quelqu'un. E poi sicuramente questa volontà quindi di evitare la mondanità, tutti gli aspetti mondani della ricostruzione di un film d'epoca è stata sicuramente una scelta di cinema, ma anche riguardava quello che poi noi volevamo guardare, appunto, guardare che era la storia appunto di queste due ragazze, che sicuramente queste due ragazze proprio nella loro vita, per quello che è il loro contesto sociale e storico, non avrebbero avuto tante opportunità. E quindi noi le abbiamo invece osservate e abbiamo voluto condividere con loro la loro intimità e la loro anche solitudine. E il cinema è l'unico mezzo, quindi straordinario, che ci permette di poter condividere e guardare la solitudine di qualcuno. Avevo molto poco tempo nel film, però anche io, come essendo pochissime, sono stagliata. Quindi si vede questo personaggio, nonostante sia lì per poco tempo, però si vede molto evidentemente. Anche nel rigore con cui lei mi ha fatto recitare, le parole, non ce n'è una in più, non ci sono vizi, non ci sono amicamente,
cioè, mi sono dovuta quasi, ho dovuto levare anche tutti i miei piccoli orpelli, che di solito un po' mi aiutano, no? Un po' qui il maturo si abitua anche a farsi, ecco, a difendersi anche, invece lei mi ha proprio levato tutto, a parte i miei capelli vestiti. Tutto il resto, cioè, mi ha denudato, quasi, poi sono senza trucco, completamente, capito? Cioè, mi sentivo una specie, era molto strano, era molto intenso. Era molto intenso per tutte, penso, perché io poi spero che il film mi sia piaciuto, però tutte le emozioni, anche le piccole cose, con mia figlia, quando le dico dammi un bacetto, come quando eri piccolina, lei fa con le manine così, le manine. Marcantonio, mia figlia la guardo così, fammi piacere, lei è enorme, così, e lei mi fa con la mano così, no? Questa cosa, c'era un'intensità tale in ogni piccolo gesto nostro, io penso che eravamo veramente emozionati, ed emozionante noi, di esserci in quel momento, quelle, c'era una... Io non lo so che cos'è che, non riesco a metterlo più che dirti le cose che ti sto dicendo. Sono arrivata in una... Perché io sono arrivata quando il film era cominciato da settimane. La settimana che ho passato con loro è stata una settimana speciale perché era concentrata, armoniosa, buffa, molto, come dire, diversa. Era un'atmosfera diversa. E, ti ripeto, rigorosa e libera allo stesso tempo. Quindi io, che avevo un po' di difficoltà a entrare, mi metteva molta malinconia in questo ruolo, di questa madre che ha perso un'altra figlia, probabilmente suicida, tra l'altro. Questa è una cosa che nel film c'è questa, no, questo passato prossimo in cui c'è questa ragazza che è morta, e che si è ammazzata e che basta quella cosa lì per far capire la possibilità di infelicità in quella restrizione della convenzione, di essere portati sposa a una persona che non si conosce, di dover accettare un destino, cioè già predestinate completamente. Quindi questa donna si porta dietro questa cosa, cioè lei ha vissuto nelle convenzioni, sta lì, dice le sue cosine, fa la sua... ha perso una figlia, ne ha un'altra, che sente, capito, quella vibrazione pericolosa anche di questa ragazza. Quindi io ho portato quello che ho potuto, cioè mi sono messa lì a disposizione, ho cercato di fare il meno possibile di finto, ho cercato di esserci, ecco, di esserci. Tu puoi giusto dire che moi j'ai aussi choisi Valeria parce que je choisis. Parce qu'on parle toujours des rôles, comme s'il fallait expliquer les personnages. Mais en fait, on partage surtout une idée du cinéma. Et c'est pour ça, moi, que je choisis Valeria. C'est parce qu'elle est bon, une actrice que j'aime beaucoup, une personne que j'adore, et une réalisatrice avec qui je parle de cinéma. Et donc, c'est moins habiter des corps, des personnages, que surtout donner vie à des idées. Et c'est ça qu'on a fait ensemble. Io appunto ho scelto Valeria perché appunto spesso si parla, no, di ruoli, l'ho scelta per un ruolo, ma in realtà in questo caso noi abbiamo veramente condiviso una scelta per un'esperienza di cinema comune, perché con lei veramente abbiamo in comune e condividiamo proprio un'idea di cinema che è molto molto profonda, è una persona alla quale voglio bene, che mi piace come persona, come attrice, è una regista con la quale mi piace proprio parlare di cinema. E quindi invece di pensare a degli attori o a dei personaggi che poi devono essere interpretati dall'attore scelto, qui si trattava proprio di dare vita a delle idee. E questo è il motivo per cui io ho scelto Valeria, proprio perché condividiamo la stessa idea di cinema. Ma en fait, surtout lui, cet homme alla fin, elle a dû prétendre che c'est son père qui a fait le tableau. Donc c'est pas tant qu'il ne pense pas qu'elle puisse être artiste, c'est qu'elle n'a pas le droit, elle n'a pas accès aux mêmes opportunités que les hommes artistes. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, les femmes n'ont pas le droit de peindre des hommes nus, d'avoir accès à la connaissance de l'anatomie, c'est pas pour des questions de pudeur ou de morale, c'est parce que pour accéder à la peinture historique, au grand sujet, il faut connaître l'anatomie.
Donc c'est une question d'éducation et d'opportunité. Beh, diciamo che in realtà lì non è che lui non crede che sia stata lei a dirigere il film del Capace, è che lei ha dovuto far finta e far firmare il quadro che fosse stato realizzato da suo padre, anche perché sennò non avrebbe avuto proprio la possibilità di farlo. E quindi quello che lei dice è proprio che le donne, una donna artista non avrebbe avuto e non aveva le stesse opportunità, le stesse possibilità, non aveva proprio diritto di fare alcune cose. A un certo punto nel film, quando c'è la frase su dice mai dipinto un uomo nudo, dice no, ma non è per una questione di pudore, è per una questione proprio io non ne ho diritto, perché per poter dipingere un uomo nudo io devo conoscere l'anatomia di un uomo nudo, e visto che in questo momento io non ho diritto di farlo, sicuramente per molto tempo le donne sono state escluse, non hanno avuto diritto di realizzare alcuni grandi dipinti proprio perché non avevano accesso alle stesse opportunità e alla stessa conoscenza. Quindi il problema non è tanto il pregiudizio di quest'uomo, ma quanto proprio l'educazione alla base che mancava. In quel momento le donne avevano proprio una carenza di un certo tipo di educazione che faceva sì che alcune cose proprio loro non potessero farlo. Donc la solution pour lutter contre les préjugés, c'est de donner l'opportunité aux femmes artistes de s'exprimer, et donc en ce qui concerne le cinéma, ça s'appelle de l'argent. E quindi la soluzione per andare al di là di questi pregiudizi è di dare alle donne artiste quindi più opportunità, e parlando quindi di arte cinematografica, dare anche alle donne regista più soldi per realizzare i propri film. Le film était... j'avais pris la décision de faire un film sans musique, ce qui fait un peu peur quand on fait un film d'époque, et puis surtout quand on fait un film d'amour, parce que toutes les histoires d'amour ont leur chanson au cinéma et dans la vie. Beh, sicuramente dall'inizio avevamo deciso di fare un film senza musica, senza una colonna sonora che lo accompagnasse, e sicuramente questa è stata una scelta coraggiosa, perché è qualcosa che fa un po' paura, sicuramente quando si tratta di un film d'epoca e per più una storia d'amore, perché spesso proprio questi generi di film sono molto spesso accompagnati, o i momenti salienti sono accompagnati dalla musica, soprattutto ogni film, ogni storia d'amore ha la sua canzone che corrisponde a quell'amore. Et c'était vraiment une décision liée à la question de la reconstitution d'une époque, c'est-à-dire que vous soyez à égalité avec les personnages. Trouver un livre, entendre de la musique, pour elles, c'est très rare, et elles sont dans cette dynamique de frustration et de désir. Tutto questo ritorna al discorso iniziale della ricreazione storica dell'epoca. Sappiamo che per quelle ragazze in quell'ambiente voleva essere appunto un livello di parità, di uguaglianza con loro, essere veramente vicino a loro. Per loro all'epoca trovare un libro o poter ascoltare della musica non era una cosa facilissima, e per questo abbiamo scelto di non mettere la musica nel film. Beh, du coup, quand la musique arrive, on est... Ben, comme spectateur, on se connecte très fort au pouvoir de la musique au cinéma. Però poi quando in quella scena lì di colpo irrompe la musica, naturalmente come spettatori subito ci facciamo prendere, perché la presenza della musica poi ci fa ancora di più immedesimare e ci fa molto di più entrare nel ritmo del film come spettatori. La chanson, qu'elle chante, è una chanson qu'on a composée pour le film, avec une recommandation qui était un très haut niveau de BPM, que ce soit comme une espèce de transe. Et quindi la canzone è stata composta proprio per la scena, per il film, e l'unica indicazione che le abbiamo dato era che fosse quasi una specie di mantra, qualcosa di ipnotico proprio, che creasse quasi una specie di transe, di stato ipnotico. Avec l'idée qu'on évoquait l'imaginaire des sorcières, sachant que donc à la fois en lui donnant un caractère plus quotidien, c'est-à-dire que en fait ce qu'on appelle sorcière, c'est des femmes qui se retrouvent, qui sont des savantes, qui connaissent la botanique, la médecine, et qui sont dans l'amitié. E quindi, e sicuramente anche con l'idea un po' di evocare questo immaginario che ha a che fare appunto con la parola del mondo delle cosiddette streghe, però diciamo, ma in realtà le streghe erano semplicemente in questo caso delle donne che si riunivano tutti insieme all'aperto dal fuoco, ma che erano delle donne invece che sapevano tantissime cose, erano le donne molto erudite che conoscevano di botanica, che conoscevano di medicina, quindi streghe da questo punto di vista. C'est ça qu'on a voulu brûler, c'est ça qu'on a brûlé, c'est le savoir, la solidarité, l'autonomie. Perché questo è quello che è stato appunto, hanno voluto poi bruciare, quindi proprio questo sapere, questa libertà, questa solidarietà fra le donne e questa autonomia, è questo che poi si brucia, si è voluto bruciare.
la scène de l'avortement, elle rentre dans une dynamique. C'est très rare de voir des scènes d'avortement au cinéma. Moi, j'en ai vu deux, peut-être. Et c'est fou de se dire qu'on ne voit pas, que c'est jamais représenté. Il y a une écrivaine française qui s'appelle Annie Ernaux qui a cette phrase à laquelle j'ai pensé. Elle dit « Il n'y a pas un musée au monde où il y a un tableau qui s'appelle l'avortement ou la faiseuse d'ange ». E sicuramente per quanto riguarda la scena dell'aborto, sicuramente tutto questo rientra proprio nell'idea e nella dinamica che io volevo anche mettere nel film, perché innanzitutto è rarissimo vedere una scena di aborto al cinema. Io che mi ricordo forse l'ho visto un paio di volte, però questa è anche una cosa folle, che non si veda mai, perché come si dice appunto, questa è una cosa che non succede. C'è una frase appunto di una scrittrice francese, Arnaud, che dice che al mondo non c'è un museo, una collezione d'arte in cui ci sia appunto un quadro che sia intitolato appunto l'aborto o la morte degli angeli. C'est pour ça que dans le film, je voulais non seulement qu'il y ait une scène d'avortement, mais aussi une scène qui représente le fait qu'on représente l'avortement. Sì, è per questo appunto che ho voluto mettere nel film questa scena dell'aborto, perché c'è sia perché si vede l'aborto e poi dopo lo ritardi c'è la scena in cui invece l'aborto viene ridipinto, quindi così è anche creato un quadro. Sur le choix de ce qui se passe dans la scène, quand on s'apprête à filmer quelque chose qui n'est jamais filmé, alors que c'est un geste quotidien. Moi, je me dis quand même que ça ne suffit pas, qu'il faut quand même inventer une image qui appartienne à ce film. Et donc, tant que je n'ai pas l'idée de cet enfant qui console cette femme, je considère que je n'ai pas encore la scène. E quindi, visto quando si filmano delle cose nuove, anche se questa appunto non è una cosa nuova, certo, perché insomma è una cosa che succede quotidianamente, però come dicevo prima, al cinema si vede raramente, ne ho visto pochissimo, mi sono detta che non bastava semplicemente riprendere, ma bisognava inventare anche qualcosa di nuovo per appunto avere un nuovo anche immaginario per inventare questa, per realizzare al meglio questa scena, e quindi il fatto appunto di questo bambino piccolo che è lì vicino, quindi forse fino a che non ho pensato a mettere anche questo bambino lì, forse non avrei raccontato come avrei voluto completamente la scena. Che consola questo bambino, che consola la ragazza, che questo è davvero come l'ho immaginato, che consola, no? La réplique sur la question des couleurs, ce qui était prévu dès le scénario, c'était la couleur verte de la robe. Allora, sicuramente per i colori dall'inizio avevamo previsto in fase di scrittura il color verde per il vestito che indossa nel ritratto. Ensuite, il a s'agit, quand on a trouvé le lieu dans lequel on a tourné ce château, je vous ai pas répondu d'ailleurs, qui est en banlieue parisienne et les extérieurs sont en Bretagne, à Quiberon. Les murs, la couleur des murs est une couleur qu'on n'a pas changée. E quindi per quanto poi riguarda invece gli altri colori, una volta che abbiamo scelto diciamo i luoghi in cui abbiamo girato, prima mi scuso non avevo risposto a questa parte della domanda, il castello si trova fuori Parigi mentre gli esterni sono nel sud della Bretagna, nel Quiberon, noi non abbiamo cambiato assolutamente i colori che c'erano all'interno di questo castello dove abbiamo girato, abbiamo mantenuto i colori originali. Et ce bleu semblait, ce bleu ressemble à des bleus qui ont été dans mes précédents films, donc c'était comme c'est le décor sur lequel je suis le moins intervenu de toute ma carrière, alors même que c'est un film en décor. E quindi è quel blu, quelle tonalità del celeste che ci sono lì dentro, poi quindi il blu anche dell'abito, sono veramente quelli che c'erano e sono dei colori che mi sono proprio familiari, perché sono film dei colori che poi ritornano, che sono stati anche negli film precedenti. E per quanto assurdo possa sembrare, questo film, pur essendo un film costume, un film d'epoca, è il film nel quale sono intervenuta meno di tutte le altre volte per quanto riguarda proprio le scenografie, è proprio rimasto così com'è. Et ensuite, on a choisi une couleur sombre pour le personnage d'Héloïse et de la mère qui porte le deuil, donc un bleu profond. Et cette couleur rouge, brique de la peintre, c'est la costumière qui me l'a
qui me l'a vendu, suggéré, parce que c'est pas vraiment une couleur qui appartient à mon nuancier, on va dire. E quindi abbiamo scelto questo colore un po' scuro per Luisa, anche il colore un po' blu scuro per il vestito della mamma, perché appunto lei comunque è in lutto, e perché quando, per quanto riguarda invece il vestito color mattone dell'attrice, in realtà quello è stato un suggerimento della costumista, perché non è un colore che diciamo che appartiene alla mia palette di colori generalmente, è stato un suggerimento proprio della costumista. Mais le vrai choix important sur les costumes, ce sont les matières, c'est-à-dire on a essayé de ne pas être dans les soies, silky, de ne pas être dans la brillance, être dans des matières lourdes, des cotons, des lins, et donc de ne pas être dans ce défilé de mode dont on a l'habitude à Versailles. E poi ma la scelta principale per i costumi non riguardava tanto i colori ma i tessuti, quindi come avrete notato non c'è seta, non ci sono tessuti lucenti, non ci sono appunto le sete che luccicano, ma abbiamo scelto dei tessuti che sono un po' più pesanti, quindi cotone, lana, quindi insomma non è una sfilata di moda stile Versailles, ecco, abbiamo fatto una scelta di costumi totalmente diversa. Et ensuite, on a surtout travaillé la silhouette, comme vous disiez, avec cette, moi j'avais cette obsession de leur mettre des poches. Et que le personnage principal puisse avoir les mains dans les poches. Et les gens me disent que cette silhouette est moderne, comme si elle était anachronique, alors qu'à l'époque, les femmes avaient des poches. Et ensuite, au XIXe siècle, les poches ont été interdites pour les femmes, parce qu'elles ne devaient pas pouvoir cacher quoi que ce soit. Or, on n'a toujours pas récupéré nos poches. On a toujours des sacs à main, on a toujours des poches de jeans plus petites que les hommes. Les hommes ne sont pas obligés d'avoir des sacs, nous, on doit encore lutter pour récupérer nos poches. E beh, fai questa domanda per quanto riguarda invece le tasche, era veramente per me quasi un'ossessione, quindi ho insistito affinché i personaggi appunto avessero tutti delle tasche nelle quali poter mettere le mani, e molti mi hanno detto ma è un'immagine anacronistica, all'epoca non c'era, invece non è così, in quel periodo c'era, poi c'è stato nel XIX secolo che invece assolutamente era vietato e gli abiti femminili non avevano tasche, proprio perché alle donne era impedito quindi di nascondere qualunque cosa fosse dentro le tasche. Oggi non siamo più così, però sicuramente ancora c'è una grande disparità su questo rispetto agli uomini, perché le tasche dei nostri vestiti, delle nostre giacche, dei nostri jeans sono molto più piccole, quindi noi siamo sempre costretti a portare una borsa, gli uomini possono farne a meno, perché le nostre tasche sono piccole e quindi non ci consentono di metterci le cose che ci vogliamo mettere, quindi ce l'abbiamo, ma insomma in questo non c'è ancora uguaglianza. Quasi sempre sono chiuse. Però potrei dire anche che noi possiamo vestirci così oggi, mentre gli uomini non possono mettere la gonna. Infatti sembra una scelta fatta apposta. L'abbiamo fatta apposta, giuriamo che non ci siamo. Io ho messo anche le scarpe cowboy. L'occasione. Moi je crois que les utopies, nos utopies politiques, nos utopies amoureuses, ne sont pas des fantasmes ou des idées. Nos utopies se font sur des choses qu'on vit vraiment. L'utopie, je ne sais pas, écologiste, par exemple, elle, écologique, elle existe dans des endroits. L'utopie des communautés, la sororité, je la vis, moi, parfois, ça m'arrive. Je crois que nos utopies, nos ambitions, on les vit, on les connaît. Ce n'est pas des idées qu'on invente. Les dystopies existent aussi. Il y a des endroits du monde qui sont, il y a des endroits même dans nos propres pays qui sont des lieux de dictature, de fascisme. Donc c'est des fictions, nos fictions sont fondées et nos ambitions sont fondées sur des expériences. Donc je crois que c'est tout à fait possible. Beh, diciamo tutte le nostre utopie, che siano utopie politiche, che siano utopie d'amore, non sono dei fantasmi, delle fantasie, delle cose, diciamo, inventate, appunto, soltanto delle idee, ma si basano su delle cose che esistono e che probabilmente alcuni di noi abbiamo vissuto. L'utopia ecologista si basa su delle cose che esistono veramente, anche questo concetto della sorellanza, appunto, della comunanza tra donne, è un qualcosa che io conosco, della quale ho esperienza, quindi sicuramente le nostre ambizioni, le nostre utopie sono tutte basate, fondate su delle cose della quale abbiamo esperienza e che conosciamo, e anche le distopie da qualche parte del mondo esistono, da dove ci sono paesi in cui ci sono dittature, ci sono fascisti, quindi sicuramente tutte le nostre anche quindi utopie, in questo caso anche finzioni, sono però basate su qualche cosa che è un'esperienza reale, quindi io sì, credo che un rapporto del genere possa essere possibile. Credo da Giuseppe. Ah no, scusa, Vince, ma lei non parla. Ma io fatto uff. Ah, era proprio una roba.